Siamo ormai pienamente nella fase 2 con la riapertura da lunedì prossimo di diverse attività commerciali e artigianali ed è arrivato il momento di tornare a garantire i servizi sociosanitari nel territorio. Lo sostiene Mizzica, che evidenzia innanzitutto l'esigenza di riprendere i percorsi di riabilitazione per i diversamente abili. Dopo questo periodo di lockdown le cure devono necessariamente riprendere. Tanti cittadini, tanti bambini, appunto, come dicevi, attendono di riprendere con costanza le cure e dobbiamo cominciare a discutere di come riprenderle, perché non sappiamo quanto questa fase 2, fase 3 sarà lunga. Noi oggi proponiamo di utilizzare e ridistribuire meglio gli spazi sanitari all'interno, per esempio, dei nostri nosocomi. Più spazio c'è, più sarà possibile e semplice dare una costanza, che è il tema più importante, di cura a queste famiglie, a questi bambini. Oggi 100 bambini attendono di ricominciare una riabilitazione con puntualità ed è un servizio essenziale che deve riprendere. Oggi Mizzica chiede un confronto con il presidente della Commissione Salute dell'ARS Margherita La Rocca Ruvolo e con il sindaco di Sciacca Francesca Valenti, un confronto che riguardi soprattutto la medicina nel territorio. Oggi noi abbiamo rivolto un invito di incontro a Margherita La Rocca Ruvolo, presidente della Commissione Sanità, al sindaco Francesca Valenti, appunto, del comune di Sciacca, comune capofila del distretto, per discutere innanzitutto di come spendere bene i 42 milioni di euro che per fortuna sono stati stanziati per i disabili, per i diversamente abili, per la disabilità nella finanziaria regionale. Questo è un tema importante. Poi potenziare i servizi territoriali, sanitari e del terzo settore. Perché dico questo? Perché il coronavirus potrebbe anche essere un'opportunità per fare quello che in passato dovevamo fare e non abbiamo fatto. Quanti medici hanno effettuato servizi di assistenza domiciliare in condizioni assolutamente precarie? Faccio un esempio su tutti. Quante piante organiche sono all'interno della nostra azienda ospedaliera carenti di professionalità che nel territorio ci sono ma non vengono chiamate a lavorare e a essere utili per la collettività. Quindi questo è il tempo di potenziare questi servizi e vedere anche il welfare come una possibilità di occupazione per questo territorio. È arrivato il momento di riconoscere e qualificare le professionalità dei tanti medici che abbiamo nel territorio. Quali sono i servizi sanitari nel territorio assolutamente carenti? Lo sono da anni, lo abbiamo visto ancora di più, come diceva lei, in questo periodo di emergenza coronavirus. Ma io penso per esempio a come si lavora oggi all'interno di un centro di salute mentale, che è un tema importantissimo per il futuro, penso anche ai CERT nel territorio, penso a tantissimi servizi che sono complementari tra virgolette rispetto ai reparti classici ospedalieri, penso al pronto soccorso in primis, non me lo voglio assolutamente dimenticare, che lavorano da anni con grandissime difficoltà. Oggi la domanda aumenta perché inevitabilmente il coronavirus e questa pandemia la farà aumentare, dobbiamo farci trovare pronti e di questo dobbiamo discutere come forze politiche ma anche come associazioni e enti che lavorano e azienda ospedaliera fondamentale che lavorano all'interno del distretto e del territorio. Dobbiamo trovare un piano della cura della persona che sia condiviso e partecipato.